L'Inter vince 2-0 in casa della Lazio e vola a più 4 in classifica sulla Juventus. Andiamo subito con le pagelle. Sommer 6 e mezzo. Bravo in alcune situazioni a gestire bene, un paio di parate molto efficaci e l'ennesimo clean sheet per il portiere svizzero. La difesa bene, 6 e mezzo per Bissek, 6 e mezzo per Bastoni, 7 per Acerbi, veramente l'uomo che coordina e comanda il reparto arretrato. Gli esterni oggi, sia Di Marco che Darmian, prendono 6 sufficienti, non una prestazione memorabile, ma entrambi fanno comunque una buona partita. Çalhanoğlu oggi 5 e mezzo, perché? Perché ci ha abituato benissimo, ci ha sempre fatto vedere grandissime giocate, oggi un pochino meno al centro del gioco rispetto al solito. 5 e mezzo, non un'insufficienza grave, anzi, però diciamo meno brillante del solito. Molto bene Barella 7, che con la percussione e l'assist per Thuram regala all'Inter il 2-0 che chiude il match. Mkhitaryan 6 e mezzo, il suo solito lavoro. Certosino ricama e cuce, che è un piacere. Davanti sono 7 per Thuram, ennesimo gol in stagione, altra partita importante, 7 e mezzo per Lautaro, sblocca il match grazie ad un regalo della difesa biancoceleste, ma è sempre nel vivo del gioco, è sempre ormai un leader per i suoi compagni di squadra. Chi entra nella ripresa non fa assolutamente male, a parte ovviamente non che qualcuno abbia fatto male, ma Aslani prende senza voto, così come Klaassen che entrano all'ultimo, Frattesi 6, Carlos Augusto 6, buono l'assist per Mkhitaryan, bravo Provedelli in quel caso. Insomma, un Inter che alla fine, l'abbiamo detto, Frattesi 6, Arnautovic 6, Carlos Augusto 6, un Inter che alla fine vince 2-0, Inzaghi prende 6 e mezzo, non prende 7 solo perché l'Inter forse dal punto di vista del gioco oggi ha fatto qualcosa in meno, ma erano troppo importanti questi punti, i punti sono meritati. L'Inter è diventata anche una squadra che non solo gioca bene, ma quando c'è da fare una partita anche più attenta e accorta è in grado di farle. Questo è uno step importante se si vuole raggiungere gli obiettivi a fine stagione. L'Inter batte la Lazio per 2-0, tra pochi giorni Coppa Italia sarà presumibilmente l'Inter farà ampio turnover e poi la prossima partita nel weekend, quella in casa contro Lecce alle ore 18. Lazio-Inter 0-2, ci risentiamo prestissimo.